Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Ascal che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 22 gennaio dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch e sul mio social di Instagram che stanno sotto in descrizione. E noi nel mentre possiamo iniziare con la presentazione dei giochi che ci propone CDK oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo è sull'Epic Store ed è Galactic Civilizations 3, che è un gioco che io non conoscevo, ma sto iniziando a scoprire perché è un gioco di strategia ambientato nello spazio. E sembra davvero molto carino, anche perché, ripeto, è gratis per pochi giorni sull'Epic Store, quindi mi raccomando, riscattatelo e giocatelo. Invece, per chi è fortunato ad avere l'abbonamento al PlayStation Plus, stanno dando gratis Gridfall, che è il primo gioco del mese, ed è un gioco in stile fantasy RPG dove puoi crearti il tuo personaggio al 100%. Penso sia una cosa strabella, quindi se vi piacciono i giochi fantasy RPG del genere, consigliatissimo, quindi mi raccomando, giocatelo. Invece, per chi ha l'abbonamento all'Xbox, assolutamente gioco molto carino da giocare, e Breakdown, che è un gioco che io per prima sto iniziando a scoprire recentemente, ed è il nostro gioco FPS vecchio stampo, ed è molto bellino, quindi anche qui mi raccomando, riscattatelo e giocatelo, e nel caso fatemi sapere se vi è piaciuto. Invece, l'altro gioco importantissimo che stanno dando gratis con il PlayStation Plus è Shadow of Tomb Raider, la versione per PS4, che è davvero straconsigliato di giocare questo bellissimo gioco d'azione e avventura. Assolutamente non potete perdervelo. Così anche come Gridfall e tutti quanti gli altri giochi gratis. Quindi mi raccomando, riscattateli tutti e giocateli. Invece, per i giochi in uscita, il 26 gennaio uscirà Atelier Risa 2, Lost Legends and Secret Fairy, che è il nostro gioco JRPG fantasy in stile anime FPS, che è davvero straconsigliato anche per lo stile grafico molto bellino. E soprattutto prendetelo dal nostro sito perché è super scontato. Invece, sempre il 26 gennaio uscirà Encolia, che è un gioco che io per prima sto iniziando a scoprire in questi giorni ed è, mi sembra, molto in stile Deponia, quindi è un gioco punta e clicca, ma è anche abbastanza investigativo. E sembra molto carino, anche perché già è scontato sul nostro sito, quindi anche questo assolutamente il 26 gennaio non potete perdervelo. Invece il 28 uscirà The Medium, che è il nostro gioco horror psicologico gore, di cui lo stile grafico e lo stile di gameplay a me interessava alquanto, nonostante a me gli horror facciano molto spaventare, ma potrebbe essere un gioco interessante anche da giocare insieme in streaming, chi lo sa. Invece il 29 gennaio uscirà Gods Will Fall, che è anche questo un gioco che ero molto curiosa di provare, che penso che sia comunque sempre in stile fantasy RPG, molto 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 bellino, anche qui super scontato sul nostro sito, quindi anche questo non potete perdervelo, quindi mi raccomando, alla sua uscita giocate anche questo. Invece, per i giochi super scontati abbiamo, ragazzi, pochissimo, veramente un prezzo stracciatissimo, 40 centesimi, Tales of the Neon Scene, che vedo che è un gioco anche qui investigativo, ma in stile pixel, anche un po' punta e clicca, platform, sembra davvero molto carino. Quindi anche qui per un prezzo del genere assolutamente è da provare, quindi mi raccomando. Invece, altro gioco super scontato, anche qui costa solo 1 euro, è Mother Gunship, altro gioco in stile FPS, e non so perché mi fa molto ricordare lo stile di Doom, però nel caso se vi interessa ovviamente straconsigliate di giocarlo, perché ripeto, stracciatissimo, 1 euro, quindi non potete perderlo. Invece, altro gioco che costa circa 7,71 euro è Spellforce 3, un altro giochino molto interessante in stile fantasy RPG, che potrebbe interessarvi alquanto se vi piacciono questi tipi di giochi e di tag. Anche per me sembra molto interessante e sono io per primo tentata di giocarlo, anche perché anche qui è super scontato, quindi mi raccomando. Invece, altro gioco super importante a poco meno di 20 euro è Gears Tactics, il nostro bellissimo gioco di Gears of War in stile strategico, quindi è a turni soprattutto, quindi mi raccomando, compratelo e giocatelo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 22 gennaio e vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima presentazione di giochi. A presto, ciao ciao!